ragazzi, benvenuti finalmente al nuovo episodio della nostra video carriera con il Fulham. Allora, per tutti coloro che non mi seguono sui social, che vi invito a cercare qui sotto in descrizione, oppure cercateli voi direttamente su Facebook, Twitter, eccetera, basta cercare alla fine con Dispa. Ho avuto un piccolo problema ieri con il computer, quindi non sono riuscito a portarvi la carriera giornaliera. E mi ha dato fastidio perché qualcuno si è lamentato tramite messaggio scrivendomi: oddio, avevi detto che la video carriera giornaliera invece hai portato soltanto The Walking Dead. A mio parere The Walking Dead è una grandissima serie, anche se non la seguite tantissimo, ma è una serie che ci sta emozionando veramente tanto, e vi invito a seguirla perché è davvero stupenda. Vedrete che vi emozionerete anche voi, quindi vi invito a cercarla qui nel canale e guardarla. Quindi oggi vi ho portato due episodi su FIFA e un episodio su FM, anche la serie su FM andate a seguirla perché Football Manager è un gioco stupendo. È uscita anche la carriera giocatore oggi pomeriggio intorno alle 18 se non sbaglio, e adesso cominciamo. Volevo anticiparvi soltanto l'ultima cosa prima di cominciare: ho avuto un problema negli ultimi video con la videocamera perché c'era l'audio un po' in ritardo, non so il motivo. Cosa ho fatto? Ho formattato la scheda SD dove registro naturalmente i video e ho aggiornato anche i file del computer, e se non sbaglio non dovrebbe più esserci questo problema. Cominciamo l'episodio con la prima parte di oggi, che è contro l'Hull City. Va a sistemare rapidamente la formazione perché abbiamo un paio di giocatori stanchi. Dopo di questa c'è la parte di FA Cup se non sbaglio, quindi sistema la formazione e cominciamo. Perfetto, sistemata la formazione, giochiamo con Bravo, Masuaco che è cresciuto, Balanta, Garay che è cresciuto, Manchillo, Olivera con Dogbia, Villalba, Quadrado, Melano ed Hernandez, con il nostro Matador Cavani in panchina. Cominciamo immediatamente al City, Fulham, siamo in campionato, vediamo di continuare a stupire. Eccoci qua, non siamo a Craven Cottage ma siamo in trasferta e giocheremo una partita molto importante perché, come ben sapete, siamo primi in classifica. Adesso guarderemo sicuramente la classifica, spero che facciano vedere, infatti eccola qua, siamo a quota 58 a più 3 dal Tottenham e più 6 dal Chelsea. L'Hull City è sedicesimo in classifica, è uno stadio davvero stupendo questo, uno stadio che a me piace veramente tanto. Allora, ci aspetta davvero una partita molto importante perché abbiamo le capacità, lo sappiamo, non voglio ripeterlo sempre perché ho paura di gufarla come al solito, perché sì, gufo quasi sempre. Però speriamo di giocare bene con calma, senza sbagliare. E appena comincia la partita spero davvero di fare un'ottima gara. Quinn va fino in fondo, ancora lui la mette dentro, poi il cross, attenzione, il tiro, anzi l'appoggio, il tiro al volo di Jonathan, si chiude tutta la nostra difesa. E possiamo anche ripartire con Hernandez, può andare il cicciarito. Vede Melano quanto se lo serve, la palla per lui, Lucas Melano l'argentino salta, anzi prova a saltare l'intervento ma sbaglia, attenzione Jonathan. Ancora lui, la palla indietro per Quinn, vediamo se serve ancora Jonathan in profondità. Sì, adesso la palla è per lui. Jonathan, secondo me è l'ex Pescara Jonathan. Balanta con la punta per Kondogbia che sbaglia tutto, la recupera Quinn dentro per Jonathan. Jonathan Garay, il fondamentale davvero. Batte Quadrado, la butta dentro sul primo palo per la testa del Cicciarito, la parata ancora del portiere avversario. Melano dentro per il Cicciarito, può andare lui, fermato. Melano vede il movimento del Cicciarito Hernandez, prova a servirlo, la palla per lui, Hernandez si infila con la punta del piede, sbaglia clamorosamente, errore qui di Hernandez. Ma anch'io centralmente vede il Cicciarito, con l'esterno appoggia per Kondogbia, cambio di gioco per Villalba, uno contro uno, Villalba prova a sfidare, salta così l'avversario, se ne va Villalba in velocità, l'argentino la mette dentro, per Melano che prova ad intervenire, niente da fare. Può arrivarci Cicciarito che poi sbaglia l'appoggio dietro. Lucas Melano salta l'uomo e lancia Hernandez, può andare il messicano. Mezza due, ancora Hernandez, si porta la palla avanti. È in area ormai, prova a rientrare, fa tutto da solo Hernandez di fisico. Il Cicciarito fermato, non è rigore però. Siamo al 70esimo e dato che voglio dare una svolta alla partita, tre cambi per noi. E nel frattempo esce anche Ndoye per l'Hull City ed entra Abel Hernandez. Per noi invece triplice cambio con Cavani, Strootman e Leonussi dentro per, se non sbaglio, Melano, Quadrado e l'altro era Olivera. Calcio d'angolo, batte Villalba, la mette dentro sul primo palo. Dove arriva Kondogbia, la tocca sulla linea, attenzione, il rischio, il brivido più che altro. Per i giocatori dell'Hull City, però si salvano, poi va anch'io. Appoggia per Leonussi, può andare il norvegese, corre, più fresco dell'avversario, corre Leonussi fino in fondo. Fermato da Robertson, ancora Leonussi, prova a saltare, ancora Leonussi, in mezzo a due, se ne va Leonussi molto bene. Fino in fondo, la butta dentro, forte tesa, per la testa del Cicciarito, che gol di testa! A volo d'angelo, davvero stupendo il gol del Cicciarito Hernandez. 1-0 Fulham al 75esimo. Ha fatto tutto da solo Leonussi appena entrato. Salta due avversari, poi forte tesa in mezzo per la testa, in volo d'angelo del Cicciarito che non sbaglia. 1-0, 12esimo centro di stagione per lui. Cicciarito va a prenderla però molto bene per Masuaco. Può andare fino in fondo nel terzino e crossare. Fino in fondo Masuaco velocissimo, la butta dentro per Cavani, palla fuori. Ma quante occasioni per il Fulham. Finisce con la partita 1-0, una vittoria molto importante in trasferta. Vinciamo
con tranquillità, perché alla fine meritavamo anche un vantaggio di 3-4-0 tranquillamente. Vinciamo con tranquillità, gestendo la partita, non stancandoci troppo, in contropiede. Sono davvero felice e soddisfatto di questa vittoria, nonostante non sia arrivato un risultato così eclatante. 1-0. Allora, dobbiamo dare le convocazioni per la nazionale. Adesso andiamo a darci un'occhiata immediatamente. Raga, alla fine non c'è veramente quasi nessuno che ha avuto una crescita così straordinaria da portare in nazionale. Raga, alla fine sono tutti più o meno cresciuti normalmente. Io quindi tengo questa formazione, non ne aggiungo altre. Ho messo soltanto Buffon al posto di Berni, perché Buffon è ancora un 88. Giochiamo contro il Wolverhampton. Siamo in FA Cup, 11 marzo 2017. Il Kun quando è nato? L'11 marzo. È un mio compleanno futuro questo. Allora, giochiamo in trasferta, partita di FA Cup, partita molto difficile perché, come ben sapete, dato che abbiamo perso la finale di Capital One Cup, questa non possiamo sbagliarla e voglio arrivare fino in fondo. Allora, sistemo la formazione e andiamo a cominciare. Perfetto, formazione pronta. Bravo, Masuaku, Balanta, Garay, Manchillo, Strootman, Bentaleb, Villalba, Cuadrado, Cavani, Hernandez. Tutto pronto, Wolverhampton, Fulham, FA Cup. Noi dobbiamo vincere l'FA Cup quest'anno. Il Fulham ha già perso la finale di Capital One Cup. L'FA Cup è come un sogno per noi. Possiamo davvero arrivare in fondo e per una volta vincerla, perché abbiamo una squadra talmente forte che può batter chiunque. Lo stiamo dimostrando piano piano. Quest'oggi affronteremo Wolverhampton, un piccolo derby per noi. C'è già stato un derby in Football Manager, dato che con Lecce abbiamo sfidato il Sassuolo. E quest'oggi col nostro Fulham sfideremo il nostro ex Wolverhampton. Adesso è tutto pronto, raga, non voglio davvero perdermi in chiacchiere perché voglio giocare. E cominciamo. Wolverhampton, Fulham. Strootman in avanti per Cavani, centralmente per il Cicciareto. Il messicano ne ha 3 davanti a sé, quindi ne salta uno. La tiene però in mezzo a 3, bravissimo. Poi serve Cavani. Il Matador se la porta sul destro, può andare Cavani. E il Matador Cavani! Subito al quarto minuto. Avanti il Fulham di Mr. Kundispa. 1-0 Fulham al quarto minuto. La rete del Matador Cavani. Edinson Cavani, l'ex Napoli, ex Palermo, ex PSG e nel gioco anche ex Arsenal. Qui l'1-0, il vantaggio per gli ospiti. Cavani recupera la palla, con l'esterno serve il Cicciareto. Si butta la palla avanti, corre Hernandez, velocissimo, in mezzo però non c'è nessuno, Hernandez fa tutto da solo. Hernandez prova a piazzarla, poi colpisce il palo, ma c'è stata la parata di Ikeme. Quindi calcio d'angolo, batte Cuadrado che sta giocando poco quest'oggi, sta facendo vedere poco. La palla dentro, per la testa del Cicciarito! 2-0 Fulham, al 28esimo minuto! Chiama l'urlo del suo pubblico, il messicano non sbaglia mai, secondo centro in 2 partite per lui, 2-0, e non è la sua specialità quella di segnare di testa, ma lui ci sta stupendo tantissimo. 2-0, batta ancora Cuadrado, la rimette dentro, per la testa di un altro, poi il tiro al volo di Strootman, ma c'è un fallo e c'è calcio di rigore, forse non so cosa ha visto il direttore di gara, però ha fischiato il rigore, quindi calcio di rigore, vediamo il fallo. Calcio di rigore nettissimo. Non è vero, mai vero. Cavani vuole andare a batterlo lui. Si presenta al dischetto Cavani, dato che non ho voglia di cambiarlo, tira lui. Il Matador Cavani! Fucilata assurda. 3-0, doppietta di Cavani e gol di Hernandez per adesso. Siamo sul 3-0 e anche Cavani chiama l'urlo del pubblico, perché siamo una big e dobbiamo dimostrarlo. 3-0 per Masuaku, centralmente, poi la palla arriva a Strootman. Strootman, Strootman! Una magia di Kevin Strootman. 4-0, che gol di Strootman! Ah ok, oh, è la seconda volta che mi fa venire un infarto su esultanza. Perché poi si ferma e fa oddio, mi hanno fischiato il fuorigioco. E invece no, è 4-0 per il Fulham. Una magia di Kevin Strootman. Occhio al cross dentro, Garay deve prendere, non la prende. Attenzione il tiro di Sacco di testa. E c'è il 4-1. Accorcia distanze anche se soltanto con un gol. Diciamo che è il gol della bandiera per il Wolverhampton. Qui di testa, Sacco si fa sorprendere un po' tutta la difesa e la mette dentro lui di testa, 4-1. Si è fatto male il nostro giocatore che è fermo a centrocampo, raga. Occhio qua. Chiude tutto Garay molto bene, poi Bentaleb sfortunato. La palla c'è ancora loro. Aia, Masuaku, calcio di rigore. Lo sapevo io, che erroraccio. Calcio di rigore, l'avete visto il fallo più o meno? Forse sì, forse no. Comunque batte Dicco. Il rigore contro Claudio Bravo. Allora, passa un omino davanti alla telecamera. Dicco contro Bravo e comunque si è fatto male Kevin Strootman. Bravo prova a disorientare l'attaccante. Dicco! Claudio Bravo! Altro rigore parato! Come al solito, hashtag
Kun para rigore. Li prendo tutti, raga, li prendo tutti. Che rigore qui parato da Bravo. Finisce qua 4-1. Partita dominata, partita incredibile per il Fulham. Partita giocata veramente bene, comunque con una squadra non del nostro livello, ma abbiamo giocato veramente una gran partita. 4-1, sono stracontento perché dopo un paio di episodi dove non giocavo nel migliore dei modi, in questo episodio sono felicissimo perché è arrivata un'ottima partita contro il City, dominata tranquillamente, e anche questa naturalmente dominata. Allora, voliamo in semifinale. Allora, è già passato il Watford e anche il QPR. Rimane la sfida fuori, quella col Tottenham contro lo United. Nell'episodio che arriverà domani sarà la sfida contro lo Schalke. Quindi vi chiedo di rimanere sintonizzati perché davvero sarà da divertirsi. E scopriamo che dal 17 al 23 andranno via Strot, meglio non si garai, Villalba, Bravo, Quadrado, Balanta e l'ultimo era Cavani. Speriamo di averli a disposizione già. Sì, per la partita con la Schalke ce l'abbiamo sicura. L'importante è questo, perché comunque partono il 17. Raga, anche questo episodio è finito e vi chiedo di arrivare almeno a 1000 like per questo episodio, come al solito. Lasciate un bel commento, fatemi sapere cosa pensate di queste due gare. In più, ditemi anche se avete dei consigli per la partita contro la Schalke, perché voglio arrivare in fondo anche in Champions, perché il triplete da sogno potrebbe diventare realtà. Non dico altro, non voglio gufarla quest'oggi. L'ho già gufata. Però vabbè, proviamoci. Rimanete sintonizzati qui sul canale, quindi iscrivetevi e consigliate il canale ai vostri amici per aiutarmi a farmi crescere. Condividete il video come al solito e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Mi raccomando, sono già usciti due video oggi. Inoltre, se non l'avete ancora fatto, passate ai social che trovate qui sotto in descrizione. Adesso è tutto, noi ci vediamo domani con un prossimo video.